Si è conclusa con l'arrivo delle canoe ad Umbertide, accolte dal sindaco Giampiero Giulietti, la discesa fotografica del fiume Tevere a cura del Festival Citerna Fotografia, con il supporto del Canoa Club Città di Castello, Lega Ambiente e la collaborazione della Coop Centro Italia, sezione Soci Alto Tevere. Un'esperienza, ha dichiarato il sindaco di Citerna, Giuliana Falaschi, veramente molto importante. È stata per me un'esperienza davvero unica perché da un lato non l'avevo mai fatta, ma è stata davvero una scoperta del nostro territorio visto da un'ottica totalmente diversa, quella appunto dell'acqua. E ci siamo trovati come estraniati dal resto del mondo, proprio sia da un punto di vista proprio sonoro, nel silenzio, ma anche nella calma della vita lungo il Tevere. Insomma, noi abbiamo anche potuto verificare uno stato di salute del nostro Tevere. Come dicevamo, all'arrivo delle canoe ad Umbertide anche il sindaco Giampiero Giulietti. La scelta di arrivare qui ad Umbertide con le canoe è un po' l'avvio del festival di fotografia, Citerna Fotografia appunto, che quest'anno ha fatto una scelta importante, quella di riscoprire tramite la fotografia, utilizzando anche le canoe, il valore, il significato che il Tevere riveste per il nostro territorio e per tutta l'Alta Valle del Tevere. Non a caso siamo qui ad Umbertide, in questo angolo che è Lido Tevere, che si affaccia sulle mura della città. Una volta era la spiaggia degli umbertidesi, oggi è stato recuperato a parco pubblico cittadino ed è stata anche l'occasione per recuperare questo tratto. Vedete, da questa parte c'è il Lido Tevere, dall'altra parte c'è tutto il percorso della gara e per quanto riguarda la pesca sportiva, insomma un modo per vivere questo tratto di fiume e per vivere meglio la nostra città. Buono il commento anche di Lega Ambiente per l'Alta Valle del Tevere, con Simone Cumbo che ha messo in evidenza di aver trovato un Tevere sostanzialmente in buona salute, ma con poca acqua. Lo stato di salute del Tevere, diciamo, è buono. Il problema è che bisogna rendere fruibile alla cittadinanza questo corso d'acqua che è fondamentale, fondamentale per l'ecosistema urbano, fondamentale per l'economia. Ricordiamo che tutti gli attingimenti idrici di un settore importante economico per l'Alto Tevere, come quello dell'agricoltura, vengono appunto presi dal Tevere. Diciamo che soffre di un problema di siccità. È chiaro che iniziative come queste, fatte in collaborazione con il Canoa Club, una collaborazione proficua sotto tutti i punti di vista perché sono persone che la vivono quotidianamente il Tevere, sono per noi fondamentali. Auspichiamo che d'ora in avanti veramente la gente capisca, la cittadinanza dei comuni interessati capisca l'importanza di questo corso d'acqua e faccia di tutto per viverlo e anche per salvaguardarlo. Dal 28 aprile, mostra inedita a Citerna.